tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di The Man of the Sport, edizione straordinaria perché Pierpaolo Bisoli è stato esonerato dalla panchina del Calcio Padova e personalmente sono veramente incazzato per questa decisione affrettata, secondo me, perché Bisoli meritava più rispetto per quello che aveva fatto lo scorso anno, perché ricordiamo che il Calcio Padova lo scorso anno ha vinto il campionato e la Supercoppa di Serie C. Il Padova non aveva mai vinto il campionato e Bisoli era riuscito a creare un gruppo capace di portare veramente questo successo a casa e veramente aveva costruito un bellissimo gruppo. La piazza era tornata veramente disponibile in confronti del Calcio Padova. Questo anno si era fatto record di abbonati e secondo me molte di questi diciamo di queste cose che sono successe nell'ultimo anno e mezzo sono anche grazie a Pierpaolo Bisoli. Bisoli paga le colpe sicuramente della società, perché la società ha creato questa squadra che secondo me in questo momento non è in grado di salvarsi con nessun allenatore. Non è che se la squadra, diciamo, cambia allenatore e cambia traghettatore, la squadra adesso diventa la squadra più forte della Serie B. No, perché questa è la squadra, qui sono i giocatori e quindi con qualsiasi, secondo me, allenatore il risultato non cambia. Staremo a vedere. Dalle prime notizie che vengono fuori nei siti online vicini al Calcio Padova, il nome che, diciamo, si fa più insistente è quello di Claudio Foscalini, l'ex allenatore della Cittadella, che ha portato anche Cittadella per la prima volta ai playoff di Serie B, dovrebbe essere il nuovo allenatore del Calcio Padova. E si saprà a ore. Comunque Bisoli ormai era tagliato fuori perché il gruppo di senatori non era più disposto a continuare sotto la guida tecnica di Pierpaolo Bisoli. Brutta questa scelta, secondo me, ma questa scelta è una scelta che si paga. Sicuramente si pagano le scelte fatte quest'estate di aver rinnovato della gente che ormai al calcio professionistico aveva già dato. E dovevano essere salutate queste persone, ringraziate per il percorso fatto l'anno scorso, in cui avevano dato sicuramente molta esperienza, ma ormai la loro carriera era stata fatta e quindi dovevano essere salutate e ringraziate. Invece queste persone che sono state rinnovate, hanno rinnovato il contratto, in questo momento hanno tagliato Pierpaolo Bisoli e lo hanno praticamente tradito, perché questa così non si comporta così in una squadra, in una società. Nel mondo non ci si comporta come è successo questo anno a Padova. Quindi veramente sono veramente indignato di quello che è successo questa mattina. La notizia era già venuta fuori ieri sera, nelle ore più tardi, intorno alle 23, e questa mattina è arrivata l'ufficialità. Pierpaolo Bisoli è stato esonerato. Non ho veramente parole di quello che sta succedendo, perché personalmente quella squadra qui non si può salvare se viene cambiato l'allenatore. Ve lo potete proprio sognare, perché una squadra costruita come è stata costruita quest'anno il Calcio Padova non potrà mai salvarsi. Qua lo dico, qua lo fermo, vedremo a maggio chi avrà ragione. Sicuramente a gennaio devono essere effettuati dei colpi di mercato, perché non si può ancora una volta continuare a giocare con una punta che non segna. Signor Bonazzoli, lei è pregato di accomodarsi in panchina, perché un giocatore che dimostra così poca voglia di giocare e non è dedito al gruppo, deve andarsene via, è una cosa pazzesca. Questo signore qui non ha mai segnato in carriera e questo anno è stato preso per fare la prima punta. Ma veramente, cioè, chi l'ha comprato, quindi il signor Zamuner, dovrebbe un po' farsi delle domande, perché non è possibile aver comprato questa gente qui. Ok, il budget era quello che era, ma allora lo dici chiaro e tondo? Non dici che il Padova è in grado di salvarsi, oppure di fare punti così, perché dopo due giornate avevi illuso la gente, quella che è i creduloni però, perché comunque il Padova non giocava e dopo l'ha dimostrato nelle trasferte successive, perché se non era per il Pescara che ci regalava un punto qui Loganeo, tu eri in zona di retrocessione piena, perché lo sai comunque, anche se hai preso col Pescara.
Ragazzi, è veramente indegno quello che è successo. Un allenatore veramente capace come Bisoli, che non aveva mai dimostrato quel grandissimo gioco, ma lui non l'ha mai dimostrato in carriera, perché comunque pagano i fatti. Queste erano le parole di Bisoli, e l'ha dimostrato nella sua carriera, perché ha portato il Cesena dalla Serie C alla Serie A, poi ha riportato il Cesena dalla Serie B alla Serie A due volte. Quindi comunque i risultati danno ragione a Bisoli. Veramente incredibile, incredibile. Ogni volta è sempre così alla fine. Alla fine, paga l'allenatore perché, è l'unica persona che può essere sostituita all'interno di una stagione. Perché i giocatori bisogna aspettare il gennaio. Però sono anche deluso dai senatori che si sono comportati veramente male nei confronti dell'allenatore. Che non, cioè, è veramente incredibile questa storia. Incredibile, incredibile quello che è successo. Comunque, per questo video è tutto. Io ripeto, Pierpaolo Bisoli è stato esonerato. Nuovo allenatore del Padova al 99,9% è Claudio Foscarini. Ciao a tutti ragazzi e sempre Forza Padova.